Successo soprattutto di mercato in tempi recenti. Il successo critico era già stato ben acclarato all'epoca anche dei primi raggiungimenti, tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40, poi soprattutto successivamente di Leoncillo se ne erano occupati grandi critici dell'epoca, dal grande reazionario, tra virgolette, Longhi, invece chi celebrava l'avanguardia come Argan, quindi diciamo così un riconoscimento a 360 gradi. Dicevo che l'attuale successo in qualche modo forma come una grande risacca. Questa risacca lascia delle opere che molto spesso si ritenevano perse, in altri casi erano soltanto malnote. Questa mostra, la Tower Gallery di Diego Costantini, ne presenta 9 importanti. A suo modo è una piccola antologica perché copre i vari periodi dell'attività di Leoncillo. Cominciamo con una scultura orizzontale che abbiamo chiamata Bele, per quanto non siamo poi così sicuri su chi fosse il soggetto della scultura, e si arriva fino a un corpo dolente dell'inizio degli anni 60, quindi del periodo più celebrato attualmente del lavoro di Leoncillo, e si passa poi soprattutto attraverso questi due pannelli importanti filologicamente, importanti storicamente e di grande qualità. I tre minatori che anticipano quelli con 4 più noti perché sono al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, uno dei due esemplari di quelli a 4 minatori, e poi queste dattilografe che appartengono forse più ancora che ai minatori a proprio il periodo dell'impegno civile e politico di Leoncillo, quando i temi erano di carattere sociale, Leoncillo sapeva affrontare sia gli archetipi del lavoro come rischio, come fatica, quindi minatori, ma anche le nuove professioni del proletariato urbano come appunto le dattilografe. Curioso che ambedue si presentano, al di là dell'apparenza, al di là dell'apparenza sociale e anche politica, si presentano davvero come immagini mitiche. Le tre dattilografe sembra che battano a macchina i destini degli uomini e quindi in qualche modo sono le tre parche. I minatori sembrano fuoriusciti con le loro lampade, che lo sono di fatto da un'epoca arcaica, in qualche modo rappresentano la fine delle miniere, almeno in Europa. Sì, del 56 a Marcinelle, l'ultimo grande massacro del tempo dell'acciaio e del carbone, in cui morivano peraltro quasi esclusivamente minatori italiani, venduti in Belgio, gli immigrati dell'epoca. Poi dicevo, arriviamo all'ultimo periodo, anticipato da un pannello straordinario, che consideriamo in qualche modo il bozzetto per un grande lavoro che aveva realizzato per l'Ips di Ferrara,
ma comunque ha una sua autonomia, non è neanche così certo che ne possa essere il bozzetto, sebbene alcuni elementi tipologici riconducano al pezzo di grandi dimensioni. Sì, Leon Schiller in questo lavoro anticipa un modo di trattare la materia che sarà più esplicita alla metà degli anni 60, forse nel lavoro più uno dei più importanti, forse il più noto, dell'ultima fase di Leoncino, cioè gli amanti antichi del 65. Qui siamo nel 58, ma la materia è già organizzata come a mattoni. Mattoni aggrediti dal tempo, aggrediti dall'usura, aggrediti dalla forza, dalla violenza con cui lui taglia, elabora e poi modella il materiale. Il modellato di Leoncillo è sempre stato nervoso, anche nella fase più pacata del neocubismo. Arriviamo cronologicamente parlando al lavoro, diciamo così, più recente, tra quelli in mostra, Un corpo dolente, autonomo dall'opera dallo stesso titolo che è conservata alla Galleria d'Arte Moderna di Spoleto, che è una tipologia un pochino diversa, ma comunque carico della stessa forza, degli stessi riflessi di lebbra, così li chiamava Brandi, della stessa energia di modillato, che poi abbiamo saputo recentissimamente da un assistente di Leoncillo, da Rosato, che Leoncillo addirittura scagliava la materia sulla scultura e quando non era contento dal risultato gestuale raggiunto la riprendeva, era ancora fresca, e gliela riscagliava di nuovo. Quindi proprio un lavoro sulla materia, un lavoro sul gesto, un lavoro sulla forza, sulla drammatizzazione. Ricordo un crocifisso, Leoncillo amava molto Giovanni Pisano, era l'artista, lo scultore antico che forse amava di più, e tuttavia io ritengo che non si possa parlare di influsso, di latenza sacra nelle ultime opere di Leoncillo. La sua è una palingenesi drammatica, una palingenesi tragica, ma in tutto laica.